L'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano ha organizzato in collaborazione con tante associazioni del territorio una serie di appuntamenti legati al mondo femminile che vede visite, eventi e concerti. Si chiama Ottobre in Rosa, il programma presentato questa mattina all'interno della Sala della Concordia e che vedrà tutti i martedì e mercoledì del mese corrente delle visite senologiche gratuite della Breast Unit. Nel 2021 sono state ben 435 le donne affette da tumore alla mammella, mentre sono 750 gli interventi chirurgici senologici. Tutte le donne devono attuare questo, accettare, aderire a questo nuovo sistema, a questo sistema di prevenzione che è appunto la mammografia, e non solo la mammografia, anche l'ecografia, se possibile annuale. Quello che passa lo screening è una ogni due anni, ma fondamentale è fare i propri controlli. I trattamenti chirurgici sono cambiati notevolmente negli ultimi anni. Noi qui a Fano abbiamo la possibilità intanto di avere l'esame istologico estemporaneo del linfonodo sentinella, questo grazie alla nostra direzione che ha acquistato una macchina particolare, sia l'unica ad averlo nelle Marche, che permette appunto l'esame estemporaneo del linfonodo sentinella intraoperatorio. Vuol dire che la donna in una seduta operatoria fa tutto, a differenza di altri ospedali dove la paziente viene rioperata dopo 15 giorni se il linfonodo risulta essere positivo. Per cui capite che per la paziente è un beneficio notevole e per lo Stato sono costi minori, perché poi non deve essere rioperata la paziente. Altra cosa molto importante che ci distingue da tanti altri posti qui a Fano è l'attuazione della chirurgia oncoplastica della mammella. È una chirurgia particolare che ci permette di dare dei risultati estetici notevoli, anche perché la parte estetica comunque è una componente che fa parte della cura. Iniziamo a curare il paziente dall'atto chirurgico molte volte, e la parte estetica ha la stessa importanza di tutte le altre componenti terapeutiche. L'appuntamento proseguirà poi con la seconda camminata in rosa domenica 9 ottobre con partenza in piazza 20 settembre, mentre per tutto il mese di ottobre sarà possibile effettuare le donazioni all'Avis di Fano. Per l'occasione tutti i principali monumenti della città verranno illuminati di rosa. La camminata parte domenica mattina a piazza 20 settembre, un circuito ad anello di un'ora, 5 km non competitivo, che ritorna in piazza 20 settembre. La radunata è dalle 8:30 in poi, si parte alle 10, un'ora scarsa di cammino, si ritorna verso le 11 in piazza, ci sarà poi una merenda e la distribuzione appunto dell'acqua. Ricordo che ad ogni partecipante iscritto sarà data la maglietta con scritto appunto la seconda camminata in rosa di Fano. Vi ricordo che le prenotazioni sono aperte, quindi potete iscrivervi dal sito del Comune di Fano oppure chiamando i numeri che sono comunque quelli di riferimento del Paricentro o dell'assessorato. Il programma continua il 9 novembre alle ore 21 nello splendido scenario del Teatro della Fortuna, dove si svolgerà il concerto di beneficenza curato dall'Orchestra Sinfonica Rossini, mentre alle ore 17 del 18 novembre al Paricentro di Fano la Lectio Magistralis del dottor Magalotti insieme all'Istituto Europeo di Oncologia sul tema Quando intervenire.